SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha aperto la campagna elettorale incontrando alla Fiera di Bologna i sindaci della Regione che sostengono la sua candidatura alle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio ed ha affermato che il voto non sarà un test nazionale. Matteo Salvini e la candidata leghista Lucia Borgonzoni hanno chiamato a raccolti militanti per la convention al Paladozza di Bologna. In contemporanea sono state annunciate 3 manifestazioni contro l'evento politico del Carroccio. È ricoverato in ospedale in Messico, ma sta bene il 42enne ravennate Andrea Di Palma, rimasto ferito da un'arma da fuoco durante uno scontro con una banda di pirati che avevano preso d'assalto la nave Remas di proprietà della ravennate Micoperi. Il proiettile gli ha trapassato la coscia e si è conficcato nel ginocchio. Poco personale costretto a straordinari e a carichi di lavoro pesanti. È quanto denunciano i sindacati a Ravenna in merito al lavoro dei 64 agenti di polizia penitenziaria che operano all'interno della casa circondariale di Via Portaurea. Sono in aumento le segnalazioni di degrado nella zona della stazione ferroviaria di Rimini e si è tenuto in prefettura un comitato per aumentare i controlli. Il problema, affermano dall'amministrazione riminese, è reale e l'area è vulnerabile. Proseguono intanto i controlli antispaccio attorno ai plessi scolastici, parchi e sugli autobus. Calcio, situazione delicata in casa Ravenna con la vittoria che manca da un mese. Con la contestazione dei tifosi in atto per Capitan Selleri e compagni, domenica ci sarà l'impervia trasferta col Vicenza capolista. Questo è il telegiornale della Romagna, in studio Romina Bravetti. Buonasera e benvenuti, bentornati alla nostra informazione serale. In apertura andiamo subito in regione, in primo piano con la pagina politica. Si è tenuta in Fiera Bologna la conferenza stampa del presidente della regione Stefano Bonaccini con i sindaci dell'Emilia-Romagna che sostengono la sua candidatura alle prossime elezioni regionali del 26 gennaio. Vediamo cosa è emerso. Crescita economica giusta attraverso lavoro, welfare e ambiente sono queste le parole chiave contenute nel documento firmato dai 204 sindaci dell'Emilia Romagna che sostengono la ricandidatura alle elezioni regionali di gennaio di Stefano Bonaccini per il suo secondo mandato. C'era il centro-sinistra naturalmente, c'erano anche dei sindaci civici, c'era Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro appena passata Italia Viva, tutti a ribadire l'importanza di questa elezione, di questo voto per l'azione sul territorio e non confondendo, come ha detto lo stesso Presidente Bonaccini, il test regionale, il voto regionale con un test nazionale. La differenza netta che vedo è che Salvini, che ha sostituito praticamente Borgonzoni, parla solo di vincere in Emilia-Romagna, conquistarla per mandare a casa il governo Conte. Ma il 27 di gennaio qui non ci saranno né Salvini, né Zingaretti, né Renzi, né Di Maio, né la Meloni, né Conte a governare. Qui ci saranno o Bonaccini o la Borgonzoni per 5 anni. Noi pensiamo solo all'Emilia-Romagna, io ho pensato in questi anni solo all'Emilia-Romagna, cercandole di darle anche un profilo nazionale e internazionale, perché questa terra è una terra che è abituata ad essere aperta al mondo, perché esportiamo più di tutti e perché attiriamo 60 milioni di presenze turistiche all'anno, ma una terra nella quale devi tutti i giorni dedicarti. Nessuno mi potrà dire come fa Salvini che io vado nei comuni solo in campagna elettorale. Io ci sono stato tutti questi 5 anni, ovunque ci fosse un problema, ovunque ci fosse un'opportunità. Non è detto che abbia fatto bene, lo decideranno i cittadini, ma la condizione prima per provare a governare bene è quella di conoscerlo un territorio. Io questi territori li conosco davvero. E si preannuncia un giovedì intenso domani a Bologna sul fronte dell'ordine pubblico in concomitanza con la convention della Lega al Paladozza, dove Matteo Salvini e la candidata leghista Lucia Borgonzoni hanno chiamato a raccolta i militanti. Sono state annunciate 3 manifestazioni contro l'evento politico del Carroccio. Sentiamo.
tutto in una sera. Mentre a Paladozza alle 20.30 Matteo Salvini e la candidata leghista Lucia Borgonzoni hanno chiamato a raccolta i militanti per l'evento cardine sotto le due torri della campagna elettorale, cittadini e attivisti dei collettivi hanno organizzato manifestazioni per protestare contro l'iniziativa della Lega. Sul crescentone dalle 20, muniti di 6.000 sardine contro Salvini, come recita il titolo del flash mob, si raduneranno i cittadini che hanno risposto all'invito via social lanciato da un gruppo di ragazzi, mentre i collettivi si troveranno in piazza San Francesco alle 18.30, come hanno spiegato, davanti al Paladozza, zona che sarà blindata dalle forze dell'ordine giovedì sera. Noi abbiamo lanciato un corteo, come varie realtà di Bologna, dei centri sociali e da altre esperienze, e noi ci troveremo appunto alle 18 in piazza San Francesco giovedì 14 per portare una Bologna, per portare una città diversa da quella che descrivono soggetti come Salvini, come Lisei, come Bignami, una Bologna che accoglie, una Bologna che lotta, una Bologna che si oppone ai messaggi d'odio contro il diverso in tutte le sue forme, dalla pelle alla sessualità. Noi assolutamente vogliamo portare una Bologna accogliente che può includere tutti. Per la gestione dell'ordine pubblico sono in corso riunioni e incontri da diversi giorni. Obiettivo di alcuni collettivi sarà arrivare vicino al Paladozza. Un gruppo di anarchici ha anche lanciato una biciclettata, sempre alle 18.30, da Porta Lame. Il corteo degli attivisti del Piazza San Francesco attraverserà il centro cittadino e non è escluso che troverà un punto di contatto con l'iniziativa di Piazza Maggiore. Ho lanciato un altro flash mob in Piazza Maggiore, ovviamente le due cose non vanno in contrasto, anzi stiamo provando a trovare forme di dialogo con loro. Assolutamente noi pensiamo che anzi ben venga che tutti a Bologna si mettano in gioco e provino a portare un contenuto diverso da quello di Salvini, quindi ben venga e cercheremo forme di dialogo con anche questo flash mob e questa piazza. Lasciamo la politica e passiamo alla cronaca. Andiamo a proporvi delle immagini. Sapevano già dove andare i ladri che nella nottata tra martedì e mercoledì in meno di 5 minuti hanno fatto razzia di materiale elettronico di alta gamma all'interno dell'Unieuro di Lugo. Il fatto è accaduto attorno alle 3.30 del mattino, quando 5 persone incappucciate a bordo di un SUV rubato hanno prima manomesso il lucchetto del cancello posteriore del magazzino per poi forzare la leva del cancello, e a questo punto è scattato l'allarme. Utilizzando il SUV con diverse manovre hanno sfondato, come vedete dalle immagini, la sala cinesca dell'Unieuro. Una volta dentro, lasciando solo una persona a bordo del veicolo, 4 uomini, senza un attimo di esitazione, hanno preso un'ingente quantità di materiale elettronico, cellulari e computer di alta gamma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lugo, arrivati dopo circa 6 minuti dall'allarme, ma dei malviventi non c'era più nessuna traccia. Il bottino è di circa 25.000 euro e altrettanti sono i danni causati alla struttura. In queste ore gli inquirenti stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire ai responsabili. È in convalescenza, ma sta bene, Andrea Di Palma, il marinaio ravennate ferito da colpi di arma da fuoco dopo un attacco dei pirati nelle acque messicane. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente, sentiamolo. Un po' di flebo, un po' di antidolorifico, sta andando meglio, diciamo, tutto sotto controllo. Ci tiene subito a rassicurare tutti sulle sue condizioni Andrea Di Palma, 42 anni, di Ravenna, che si trova ora in ospedale a Città del Carmen, in Messico, dopo essere stato ricoverato per una ferita d'arma da fuoco procurata dallo scontro con una banda di pirati che ha preso d'assalto la nave sulla quale presta servizio, la Remas, di proprietà dell'azienda ravennate Micoperi. Passata la paura, Di Palma ha rivissuto dall'ospedale quei momenti drammatici. Sono circa le 7:30 di lunedì sera. La nave, che si trova nel Golfo del Messico, viene assalita da un gruppo di circa 8 persone che, armi in pugno, minacciano l'equipaggio per farsi consegnare il denaro. In quel momento Di Palma si trova nella sala mensa, dove ha appena finito di mangiare. Sente una serie di urla e apre la porta per capire cosa stesse succedendo, trovandosi faccia a faccia coi banditi. Ho capito immediatamente che erano comunque pirati, ho chiuso la porta e, tenendo comunque la porta bloccata, nella frazione di secondo che ho tentato di pensare a cosa fare, se scappare, se nascondermi, ho sentito il colpo e tempo due passi mi sono reso conto che mi avevano comunque colpito alle gambe, al che mi sono accasciato lì per terra. Il proiettile gli ha trapassato la coscia destra per poi conficcarsi nel ginocchio sinistro. A quel punto i ladri sono scappati, permettendo al personale della nave di prestargli i primi soccorsi. Di Palma è stato poi trasferito in ospedale per le cure necessarie. Ora si sta valutando se intervenire chirurgicamente per rimuovere la pallottola, che si trova ancora conficcata all'altezza del femore. Queste 24-48 ore le facciamo passare per cura antibiotica e poi si valuterà esattamente che cosa fare. Comunque
diciamo, tutto sotto controllo. Andiamo ora a vedere delle immagini che arrivano dalla Riviera. Alcuni stabilimenti balneari si sono ritrovati sotto mezzo metro d'acqua dopo la perturbazione che ha colpito anche la Romagna nelle ultime ore. In queste immagini vediamo la spiaggia di Marina Centro di Rimini nei pressi dello stabilimento numero 26. L'acqua alta ha allagato cabine, bar e ristoranti. La corrente è saltata e le pavimentazioni sono state danneggiate. Gli operatori balneari sono già al lavoro per ripristinare l'attrezzatura e gli arredi e si stimano alcune migliaia di euro di danni. Tra gli imprenditori c'è chi critica i ritardi nella realizzazione delle dune di sabbia per il contenimento delle mareggiate. Poco personale costretto a straordinari e a carichi di lavoro pesanti è solo uno degli aspetti denunciati dai sindacati a Ravenna rispetto alla polizia penitenziaria che lavora in carcere. Sentiamo allora i dettagli. Si torna a parlare di carcere a Ravenna e in particolare della situazione lavorativa dei 64 agenti di polizia penitenziaria che operano all'interno della casa circondariale di Via Portaurea. A gettare luce sulla necessità di disporre di maggiore personale, ma anche di più sicurezza e formazione per quello assunto, sono stati i sindacati, in particolare la funzione pubblica della CGIL, che ha organizzato un'assemblea aperta al personale, alla quale ha partecipato anche il coordinatore nazionale Stefano Branchi. La situazione nazionale comprende lo Stato, allo Stato anche quella di Ravenna. Praticamente noi abbiamo una forte mancanza di personale e quindi chiediamo delle assunzioni straordinarie. Chiediamo che venga instaurata una figura che controlli e che l'amministrazione prevenga il fenomeno suicidario che sta diventando abbastanza importante e si cominci a tenere d'occhio la parità di genere, perché noi nella progressione in carriera le donne sono svantaggiate rispetto agli uomini. Basti pensare che solo nel mese di ottobre il personale della polizia penitenziaria ha effettuato 1.400 ore di straordinario. Questo significa lavorare in costante emergenza. Nonostante la parte datoriale ha instaurato un dialogo con le organizzazioni sindacali al fine di rendere una maggiore efficacia le turnazioni del lavoro, bisogna comunque scontrarsi con carenze organiche permanenti, mancata adeguata formazione e soprattutto una turnazione che grava pericolosamente sullo stato di salute e sicurezza della Polizia Penitenziaria di Ravenna. Ancora a cronaca, andiamo a proporvi delle immagini. Un uomo di 56 anni di origine marocchina è stato arrestato a Forlì per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento, oltre a resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti nella serata di venerdì. L'uomo, dopo aver alzato pesantemente il gomito, ha cominciato a inveire contro i propri familiari, per poi iniziare a distruggere tutto quello che trovava in casa armato di due coltelli. A dare l'allarme i suoi stessi parenti, moglie e tre figli, che sono scappati dall'abitazione, hanno poi chiamato la polizia. Al loro arrivo gli agenti hanno immobilizzato l'uomo, che nel frattempo stava cercando di risalire in macchina. Nel corso di questa operazione sono rimasti feriti due operatori in divisa, giunti sul posto come rinforzi. Una volta fermato, il 56enne è stato trasferito in carcere con la convalida del mantenimento di custodia cautelare. Parliamo ora invece di sicurezza e spaccio di sostanze stupefacenti. Sono in aumento le segnalazioni di degrado nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini. Ieri si è tenuto in prefettura un comitato sul tema per aumentare i controlli. Vediamo. Più controlli delle forze di polizia, in particolare votati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, è quanto ha garantito la prefettura di Rimini nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto ieri mattina dopo che l'amministrazione comunale di Rimini aveva portato all'attenzione dell'opinione pubblica il crescente degrado dell'area stazione. Negli ultimi tempi, ha fatto sapere l'assessore alla sicurezza del comune di Rimini, Jamil Sadegolvad, sono aumentate le richieste di intervento fatte al sindaco e alla polizia locale nella zona della stazione ferroviaria per il verificarsi di episodi di illegalità. Un fenomeno in crescita, come dichiarato dallo stesso amministratore pubblico, che ha detto il problema c'è e non si può nascondere. L'area della stazione, come spesso accade nelle grandi città, è vulnerabile. Attraverso i lavori in corso in piazzale Cesare Battisti, l'amministrazione comunale punta a trasformare quel luogo in uno snodo strategico per la mobilità di tutto il territorio, una parte di città che però attualmente è percepita da molti residenti come insicura, in particolare dai pendolari e specialmente nelle ore serali. L'appuntamento di ieri in prefettura ha visto la partecipazione di tutti i vertici delle forze dell'ordine oltre al comune di Rimini. Nei prossimi giorni il prefetto Alessandra Camporota incontrerà anche i rappresentanti dei comuni costieri, quelli che vivono maggiore afflusso di visitatori, per ascoltare le loro istanze.
Proseguono intanto i controlli antispaccio attorno ai plessi scolastici, nei parchi e sugli autobus. Presentati i progetti della Regione Emilia-Romagna relativi al territorio provinciale riminese, rivolti alla partecipazione delle donne nel mercato del lavoro. Vediamo allora che cosa è emerso in questo servizio. Il tema della conciliazione vita-lavoro, ma anche le competenze professionali e il welfare di comunità. Sono questi i concetti alla base di 6 progetti finanziati dalla Regione Emilia-Romagna per un totale di circa 150.000 euro sul territorio della provincia di Rimini. L'iniziativa è rivolta alla partecipazione delle donne sul mercato lavorativo attraverso il welfare aziendale, incontri formativi, sportelli di pari opportunità e tanto altro. Il tutto per favorire anche la cultura del lavoro al femminile. Abbiamo il tasso di occupazione femminile più alto a livello nazionale in questa regione, il 63% contro una media del 50%, grazie al sostegno ai servizi, al welfare e agli asili nido. Noi abbiamo messo in campo 1 milione di euro sostenendo 42 progetti a livello regionale e 6 vengono dal territorio della provincia di Rimini. Comuni, provincia di Rimini, enti di ogni tipo, associazioni, ACLI, volontariato, perché noi dobbiamo sostenere anche una cultura che guardi al superamento degli stereotipi e guardi anche alla formazione e alla prevenzione a partire dalle più giovani. I progetti sono riusciti a mettere in rete istituzioni e associazioni che operano sul territorio. Noi come provincia abbiamo provato a fare rete. Innanzitutto con i nostri livelli istituzionali, che sono i comuni, hanno risposto immediatamente in maniera massiccia, e poi dopo sul territorio con il resto, con le associazioni del volontariato, e abbiamo messo in campo una vera e propria infrastruttura immateriale. Si parla tanto di infrastrutture materiali, questa è un'infrastruttura immateriale che però è molto importante, perché si occupa di una problematica come quella del mondo femminile, che vive delle contraddizioni e dei problemi straordinari, dalla violenza alle difficoltà che si incontra nel mondo del lavoro. È stato presentato ieri a Cesena il bilancio per il 2020, il primo della nuova amministrazione La Tucca. Vediamo allora quali sono i numeri. La buona notizia è che non aumentano le tasse, quella brutta, almeno per furbetti e trasgressori, è un aumento dei controlli fiscali e delle multe. Così il Comune di Cesena cerca di far fronte al nuovo bilancio, che prevede una spesa di circa 100 milioni e che alla voce nuove entrate ha come punti principali la lotta all'evasione e l'aumento dei controlli stradali. Da una parte la lotta all'evasione, all'elusione e agli insoluti. Il secondo versante è quello dell'aumento delle sanzioni a fronte però di specifiche violazioni del codice della strada. Mi riferisco soprattutto agli aspetti di particolare pericolosità. Eccesso di velocità, guida col cellulare, attraversamenti con rosse e mancata assicurazione. Su questi temi verrà fatto un vero e proprio giro di vite con l'installazione di numerosi dispositivi di controllo delle strade. 4,7 milioni messi in preventivo per le sanzioni, soldi che poi verranno reinvestiti. Tasseremo i maleducati per finanziare l'educazione, così ha detto La Tucca. Tra le voci di spesa maggiore spiccano infatti 4 milioni per l'ampliamento della scuola elementare di San Vittore, assieme ai quasi 2 milioni di interventi sulla viabilità. Attenzione naturalmente alle persone, ai servizi alle persone, in particolar modo alle scuole, attenzione alle manutenzioni delle strade, dei marciapiedi, del verde, di tutto il nostro territorio comunale e infine, non da ultimo, attenzione all'ambiente, quindi ad una mobilità sostenibile. Si cerca ora di rispettare la tradizione che vede il bilancio approvato l'ultimo giovedì prima di Natale. La data è quella del 19 dicembre. Nel frattempo, spazio alla discussione. La nostra è una proposta di cui siamo molto convinti, poi spetterà al Consiglio Comunale tradurla nel bilancio dell'anno 2020 per il nostro comune. Parliamo ora invece di un corso di laurea internazionale che esiste solo a Ravenna, nel quale i ragazzi studiano per 2 anni esclusivamente in lingua inglese. Sono stati proclamati i primi dottori. Vediamo. Primi 8 laureati a Ravenna nella nuova magistrale in cooperazione internazionale Eye Contact. Il corso di laurea, un biennio interamente in lingua inglese, è unico in Italia e prepara gli studenti sia sui diritti umani che sulla valorizzazione del patrimonio culturale. La laurea, considerata un fiore all'occhiello del campus universitario ravennate, continua a essere molto richiesta. Per l'anno accademico 2019-2020 sono arrivate 407 domande. Delle 113 selezionate, 67 hanno finora formalizzato l'immatricolazione.
Mi aspetto che questo corso mi dia tante opportunità nel futuro, mi aspetto una carriera internazionale che spero avvenga nel lungo periodo, medio-lungo periodo, e speriamo di avere tante opportunità in futuro. A partire dal primo anno, questo sono i nostri primi laureati, quindi sono praticamente il nostro fine primo ciclo, diciamo, in quale di vita del corso, i dati ci hanno dato anche ragione, perché siamo partiti da 256 domande il primo anno ad arrivare quest'anno a 407, e devo dire con quasi nulla pubblicità, anzi quest'anno non abbiamo fatto praticamente pubblicità ed è stata tutta dovuta al passaparola degli studenti. La cosa interessante è che siamo cresciuti anche moltissimo in termini di qualità, nel senso che 407 domande hanno significato 67 iscritti dei 113 selezionati, perché noi facciamo una selezione piuttosto severa, e di quelli rimasti la metà sono italiani, ma la metà sono stranieri, e che provengono tra l'altro da più di 30 nazionalità diverse. Cesena. Incidente questa mattina per una donna di 78 anni che è stata colpita dallo specchietto di un furgone mentre camminava sul ciglio della strada lungo la via Emilia Ponente. L'anziana è finita a terra ma non ha mai perso conoscenza ed è stata trasportata all'ospedale Bufalini con ferite di media entità. Rimini. Si sono concluse le indagini della Digos sugli scontri avvenuti lo scorso 22 settembre nell'area di Montefeltro tra ultras vicentini e padovani. In tutto sono 22 gli identificati. Le accuse sono di rissa, danneggiamento, lesioni e possesso e utilizzo di oggetti atti a offendere. Milano Marittima. Sono arrivati a processo 3 dei 5 aggressori che nella notte del 2016 hanno massacrato di botte 2 giovani fuori da una discoteca per rubargli un Rolex e uno smartphone. I 3 devono difendersi dall'accusa di rapina e lesioni aggravate. Rimini. La Guardia di Finanza ha sanzionato un ristorante della Riviera che utilizzava 12 dipendenti assunti in maniera non regolare. Per 10 di loro non è stato possibile rintracciare i pagamenti, mentre 2 erano totalmente in nero. La multa per il locale è stata di 7.000 euro. Cedo ora la linea a Marco Rossi per il TG Sport. A te, Marco. Grazie Romina per la linea, buonasera e bentornati a questa nuova edizione di TR24 Sport. Incominciamo dal calcio. Gli ultimi risultati deficitari hanno fatto scattare la contestazione da parte dei tifosi del Ravenna. A metterci la faccia il capitano Alfonso Selleri, che è fiducioso in vista della sfida alla capolista Vicenza nel prossimo turno. La contestazione dei tifosi la posso capire, io ci avevo già parlato anche mercoledì sera. E dopo la partita col Cesena, che era il derby, e stasera io non mi sento di dire che l'atteggiamento di tutta la partita è stato di una squadra che non ha mordente. E posso capire il loro stato d'animo, perché quando vieni da un po' di sconfitte è brutta, in casa non riusciamo a fare il risultato, al di là del pareggio col Cesena, ma sai, quando non vinci in casa i tifosi è normale che ci restino male, quindi capisco loro, e noi dobbiamo essere dobbiamo, diciamo, aiutarli a far cambiare idea, molto semplice. Non dobbiamo dimenticarci che a Trieste e a Padova abbiamo fatto dei punti, e non è stato un caso, cioè è ovvio che abbiamo fatto delle partite dove siamo stati lì, ci siamo difesi, siamo stati compatti, poi siamo ripartiti e abbiamo trovato i gol. E a Vicenza non dico che sarà la stessa cosa, ma sarà una battaglia, e siamo stati la loro bestia nera in questi ultimi 2 anni, e mi auguro che questa cosa qui ci dia un po' di spinta. Andiamo ora sul nostro portale tr24.it e parliamo di motori. Ritornerà a schierare 2 piloti il Gresini Racing in Moto2. Nel 2020 il team di Fausto Gresini ha affidato le proprie sorti al neocampione del CEV Moto2 Edgar Pons, figlio d'arte di sito, e Nicolò Bulega, uscente dal team Sky VR46. Il 20 e 21 di novembre inizierà la nuova stagione con i test ufficiali a Valencia. Passiamo ora al calcio a 5, torna alla vittoria dopo oltre un mese l'Imolese. Nel campionato di Serie 2 i rossoblù hanno ottenuto un netto successo per 5-1 ai danni di Pistoia.
Spezza il filotto di 3 pareggi consecutivi l'imolese di Mister Carobbi nel girone A di Serie 2. I romagnoli si sono sbarazzati di Pistoia grazie alle reti di Vignoli, Paganini e Castagna nel primo tempo. La ripresa si è aperta con il gol di Perez per i toscani, ma la doppietta di Picapau ha chiuso le contese sul 5-1. È stata una buona partita da parte nostra, con una vittoria che è andata via larga, però il risultato è sempre stato in discussione perché abbiamo tenuto quando loro volevano provare a portarla dalle loro parti e siamo stati bravi a chiuderla quando dovevamo chiuderla e sapevamo che loro erano un'ottima squadra con delle buone individualità e abbiamo tenuto il cuccio quando c'era da tenerlo. In classifica il Grifone è in compagnia di Asti con 12 punti, validi per il 5º posto. Sabato prossimo appuntamento a Reggio Emilia. Si riparte proprio da qui, da questa vittoria, perché ne avevamo bisogno e la volevamo fortemente a tutti i costi e si parte dal gruppo perché non si è mai mollato in queste settimane di difficoltà. Siamo uniti, lo si è visto in campo oggi e ci crediamo tutti fino alla fine. Ognuno fa le corse per l'altro, ci incitiamo, ci bacchettiamo quando dobbiamo farlo, però questa è una squadra. Si chiude qui la parte sportiva, Romina, te la linea. Grazie Marco, e noi dallo sport passiamo al meteo e andiamo a vedere le previsioni per domani. Buonasera a tutti i telespettatori di Tele24 e Teleromagna da Andrea Raggini. Nelle ultime ore il sole è tornato nella nostra regione dopo giorni di maltempo. La situazione meteorologica anche nelle prossime ore vedrà un rasserenamento dei cieli che provocherà un deciso abbassamento delle temperature. Infatti la giornata di domani, quella di giovedì, inizierà con temperature minime molto basse, con valori compresi tra 0 e più 6 gradi, ma la giornata inizierà appunto con il sole. Tuttavia nel corso della mattinata la nuvolosità andrà gradualmente ad aumentare, dapprima in Appennino e nel pomeriggio su buona parte della nostra regione. Questo a causa dell'avvicinamento di una nuova perturbazione che nel pomeriggio potrebbe portare qualche piovasco sparso, ma piogge più organizzate giungeranno dall'Emilia occidentale nel corso del tardo pomeriggio e serata e si estenderanno a buona parte dell'Emilia nel corso della notte. La giornata di venerdì poi inizierà con cieli grigi, piogge e nevicate sul nostro Appennino. Le temperature massime nella giornata di giovedì saranno generalmente comprese tra 12 e 15 gradi, ventilazione debole, mare quasi calmo. Per questo appunto per tutto, auguro a tutti voi una buona serata. I titoli di questa edizione nel riepilogo. Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha aperto la campagna elettorale incontrando alla Fiera di Bologna i sindaci della regione che sostengono la sua candidatura alle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio ed ha affermato che il voto non sarà un test nazionale. Matteo Salvini e la candidata leghista Lucia Borgonzoni hanno chiamato a raccolti militanti per la convention al Paladozza di Bologna. In contemporanea sono state annunciate 3 manifestazioni contro l'evento politico del Carroccio. È ricoverato in ospedale in Messico, ma sta bene il 42enne ravennate Andrea Di Palma, rimasto ferito da un'arma da fuoco durante uno scontro con una banda di pirati che avevano preso d'assalto la nave Remas di proprietà della ravennate Micoperi. Il proiettile gli ha trapassato la coscia e si è conficcato nel ginocchio. Poco personale costretto a straordinari e a carichi di lavoro pesanti. È quanto denunciano i sindacati a Ravenna in merito al lavoro dei 64 agenti di polizia penitenziaria che operano all'interno della casa circondariale di Via Portaurea. Sono in aumento le segnalazioni di degrado nella zona della stazione ferroviaria di Rimini e si è tenuto in prefettura un comitato per aumentare i controlli. Il problema, affermano dall'amministrazione riminese, è reale e l'area è vulnerabile. Proseguono intanto i controlli antispaccio attorno ai plessi scolastici, parchi e sugli autobus. Calcio, situazione delicata in casa Ravenna con la vittoria che manca da un mese. Con la contestazione dei tifosi in atto per Capitan Selleri e compagni, domenica ci sarà l'impervia trasferta col Vicenza capolista.
È proprio tutto per questa sera, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata, vi aspetto domani con nuove edizioni del nostro telegiornale. Arrivederci. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.